Una scuola eterodiretta chiaramente è qualcosa che a noi fa schifo letteralmente, non ho paura a dirlo. Il rischio che si passi da mafia capitale a mafia educazionale, dove ci sarà il professor Buzzi, il dottor Carminati, che magari si spartiranno qualche poltroncina da dirigente oppure da docente a scuola. Quello di cui sono contento però è che oggi statisticamente diciamo è impossibile che in questa aula, viste le proteste che sono montate in questi mesi su questo provvedimento, è statisticamente impossibile che ci sia una maggioranza larghissima che approvi questo emendamento, oppure che voti contrariamente a questo emendamento. Quindi evidentemente c'è qualcuno che non risponde a quello che è il volere del popolo. La prego di Sono più concludere. contento, e concludo, che ci siano degli insegnanti oggi sulle tribune a vedere qual è l'atteggiamento dei loro dipendenti dello Stato. Grazie. Grazie. La votazione è aperta sull'1.45 vacca con il parere contrario del relatore e del governo e i relatori di minoranza favorevoli. Votazione aperta. Abbiamo votato tutti? Paola Bragantini. No, Sorial. Parisi, ha votato, ok? Abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 384, votanti 383, astenuti 1, maggioranza 192, favorevoli 143, contrari 240. La Camera respinge. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e alle ore 16 per il seguito della discussione del disegno di legge in materia di istruzione. La seduta è sospesa.